Allora, vogliamo un ringraziamento particolare a tutto lo staff della Bagnarese che ci ha supportati per ad arrivare a questa bellissima Supercoppa, quindi finale degli Under 17. Grazie a tutti gli sponsor, grazie ai ragazzi che hanno dato il massimo, quindi si sono dedicati con sacrificio, con dedizione, con sportività, tant'è che abbiamo avuto anche il plauso da parte della federazione per quanto riguarda l'andamento e la sportività che abbiamo dimostrato nell'effettuare questo incontro con la squadra che ci ha incontrato per questo scopo. Sono molto felice e contento per come è andata l'andamento del campionato e con un applauso va particolarmente ai ragazzi che ci hanno seguito e con tanto sacrificio hanno continuato ad allenarsi con assiduità, con una presenza reale e fissa. Voglio ringraziare anche i collaboratori, in particolar modo Mimmo Surace che ha condotto con dedizione, con sportività, con professionalità questa preparazione. Come dicevo precedentemente, tutto è nato da così, per scherzo. È nato per scherzo, abbiamo cercato di radunare tutti i ragazzi che erano nelle piazze, così, e grazie a Dio, quindi ringraziamo il Signore che dopo 2 anni di sacrificio abbiamo avuto questi belli risultati. In primis il campionato regionale e oggi con la Supercoppa, quindi il campionato provinciale. Ora io passerei la parola a Mimmo Surace che è lui l'artefice di tutto questo, di questo andazzo e di questa bellissima esperienza. Io particolarmente ti ringrazio mister perché mi hai portato a gioire. Io devo ringraziare i miei collaboratori e i ragazzi. Che senza di loro vanno in campo. Noi abbiamo cercato di mettercela tutta. Un progetto partito l'anno scorso, però credo che siamo riusciti nell'intento. Abbiamo cercato di riunire, socializzare, fare di tutto per questi ragazzi, con alte e basse, perché dappertutto ci sono alte e basse, però ci siamo riusciti. E spero che continuino su questa strada, che noi ce l'abbiamo messa tutta, insieme ai miei collaboratori, che da solo, come squadra, da solo, ognuno singolo non va da nessuna parte, però abbiamo fatto una squadra compatta. Una squadra compatta, sia noi educatori, più che allenatori, e con tutta la squadra, con tutti i ragazzi. Grazie. C'è Lillo. Mi associo a quello che hanno detto loro. È una bella cosa tornare a Bagnara finalmente a vincere un campionato giovanile. L'ultimo campionato, se ricordo bene, era nell'85-86, perciò dopo tanti anni si è ritornati a vincere un campionato, grazie a questi sciagurati, perché sono veramente sciagurati, ci hanno fatto sudare quasi 7 camicie, ci hanno fatto tribolare. Se non era per l'impegno e la volontà che ci abbiamo messo noi, abbandonati già si era già perso tutto, comunque. Meno male che è andata bene, le abbiamo portate a termine una grande stagione.